pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match. Si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Ben trovati da parte di Pierluigi Pardo e Lelia Dani, al quale è affidato il commento tecnico. Torna la Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Immagini che testimoniano il clima di festa che si respira sulle tribune. Speriamo possa continuare su questi binari fino alla fine. C'è tensione nell'aria e non oso immaginare come sia la situazione in campo, Pier. Di sicuro, però, stiamo per assistere a una partita entusiasmante e ricca di emozioni. Da non perdere. Smette il pericolo e allontana. Pavoletti. Viene avanti, palla al piede. La mette nel mezzo. Recupera palla, intercettando bene il pallone. E c'è subito questo intervento falloso. Palla gol questa. Intervento del portiere che vale come un gol. E non si è lasciato sorprendere. Palla messa in mezzo. Para comodamente il portiere su questa deviazione aerea. Ci vuole ben altro per impensierirlo. Occhi montati su Keita, da seguire attentamente la sua prova. È il pericolo pubblico numero uno per la partita di oggi. Non ha fatto altro che segnare gol a raffica in questa stagione. Il primo obiettivo della difesa avversaria sarà sicuramente quello di fermarlo, ma non sarà affatto facile. Salta il difensore. Interviene e recupera. Keita. Pereiro. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Palla che è sibilata fuori dallo specchio, ha sfiorato i legni. Interrompe l'azione e recupera palla. Pereiro. Provano a rompere il ritmo avversario con questo giro palla estenuante. Prova l'imbucata per il compagno. Grande pallone verticale. Attenzione, tutto solo. Intervento disperato a evitare un gol già fatto. Keita. Posizione interessante. Tocco verticale interessante. Ha sperito sul fondo il pallone del possibile 1-0. E non ci crede nemmeno lui. Sembrava impossibile mancare la porta da lì. Contrasto pulito, pallone in out. Keita. Keita Balde. Non buttano via il pallone, preferiscono aspettare il momento giusto. C'è campo per la ripartenza. Ha spazio per andare. Azione interrotta, grande intervento in copertura. C'è Pitelli. Pereiro. Keita.
Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Palla deviata, sarà corner. Occhio al tocco in mezzo. Il palo dopo il tocco del portiere. Ha provato a spazzare, ma non è finita. Strootman. Portiere che si oppone alla grande a questa conclusione. Voce miracoli. Era più facile prendere gol qui che salvarsi, eh? Corner in aria. Colpo di testa disinnescato senza problemi dal portiere. Conclusione debole, nemmeno tanto angolata. Difficile che potesse entrare. Abs. Entrata efficace sul pallone. L'intervento del portiere che allontana. Pereiro. Keita. C'è punizione, intervento falloso secondo l'arbitro. Ha perso il pallone. Pallone comodo, recuperato dal portiere. Aggiornamento sul match del Napoli, perché ha cambiato qualcosa, sentiamo. Prima rete del match per il Napoli. Rete che porta la firma di Lorenzo Insigne. C'è stata una deviazione che ha ingannato il portiere. Un po' di fortuna evidentemente ogni tanto non guasta. Si sblocca dunque il match, 1-0. Siamo a 2 minuti dall'intervallo. Perfetto, hanno l'occasione per passare in vantaggio. Cragno dice di no. C'è l'errore, palla regalata. Chance per il cross. L'arbitro dice che può bastare. 0-0 alla... È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Intercettano bene il pallone. Avanza inarrestabile. Crossa verso il centro. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Cáceres. Pereiro. Pavoletti. Risultato di parità, si affidano al giro palla per superare la difesa avversaria. Keita. Occhio alla conclusione. Rete, il primo gol della gara. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Potrebbe essere il gol del pareggio. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva che sarebbe terminato fuori. Pereiro. Kevin Strootman. L'Inter ha iniziato le manovre per arrivare al prossimo obiettivo di mercato, un giocatore finito già da tempo nel mirino degli osservatori nerazzurri. Nelle trattative di mercato il prezzo è sicuramente un fattore determinante. Leo Pavoletti. Intervento così così, palla ancora pericolosa. A metri per andare. Ed eccolo, il gol del pareggio. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Assuma dunque l'azione d'attacco. Leonardo Pavoletti. Può sfruttare le corsie laterali.
Non abbiamo fatto il tempo a parlare che hanno perso il pallone. Alla palla del vantaggio. Tentativo che si è chiuso abbondantemente al lato. Aveva mirato l'angolino, troppo, e è uscita fuori una conclusione che non ha creato problemi al portiere. Lo spettacolo del grande calcio non finisce mai su EATV. Ecco il prossimo match che potrete seguire come sempre insieme a noi. Pier, è una di quelle partite che non mi perderei per niente al mondo. Non sto più nella pelle. Può colpire da lì Pavoletti. Dice di no con una super parata. Arriva il cambio. La tocca vicino verso il compagno. Conclusione completamente sballata che termina fuori. Erroraccio, Pier. Da quella distanza era lecito attendersi molto di più. Aumenta l'intensità del pressing. Può andare in porta qui. È arrivato il gol che li porta avanti. Hanno verticalizzato la perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. È arrivato come un treno sul pallone e non ho avuto problemi a metterla dentro. Si riparte col Cagliari in svantaggio. Un altro match che nessuno vuole perdersi è in arrivo qui su EATV. Vi piace il calcio? Volete vedere giocate spettacolari, tanti gol? Sapete cosa fare. Legge bene la situazione di conquista palla. Riconquista un pallone importante. Pereiro. D'Albea recupera bene qui il passaggio. Il signor Mattias Vestergaard è atteso alla vignetta di avversario. Occhio al pallone filtrante. Palo, non è finita. E c'è il gol. Due reti di vantaggio adesso, non si vogliono fermare. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Keita. Kevin Strootman. Preferiscono far girare palla senza forzare la giocata. Non riescono a sfondare, palla persa. Si segna sugli altri campi, cambia il risultato del match dell'Inter, sentiamo. È arrivata la seconda rete per l'Inter. L'ottimo danese Christian Eriksen è il marcatore. Un pregevole colpo di testa che si è infilato alle spalle del portiere che qui poteva fare ben poco. Cerca il tiro, respinge la conclusione e allontana. Keita! Ed è dentro, c'è ancora vita, c'è ancora una partita, possono provare. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Non hanno ovviamente fretta, non c'è bisogno di accelerare. Comodo possesso palla nella propria metà campo. Arbitro che assegna la rimessa con le mani. C'è la sostituzione per dare energie e forze fresche in questa gara. Usa bene il fisico qui. Possesso regalato.
Provano con la forza della disperazione ad arrivare al pari. Manca davvero poco. Può colpire da lì. La raccoglie senza problemi. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Intervento ruvido questo. Andiamo in studio perché c'è una novità che riguarda il match della Sampdoria. Prima rete della partita per la Sampdoria. Il gol è stato realizzato da Francesco Caputo. Palla che è terminata in rete anche grazie allo svarione del portiere. Punteggio che ora è sul 2-1 quando mancano appena 2 minuti al 90esimo. Grazie, puntuale come sempre. Efficace il giro palla del Cagliari. Azione prolungata che si chiude qui. Quarto uomo esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Palla interessante per scavalcare la difesa. Ha provato a metterla di testa, apprezzabile qui il tentativo, meno l'esecuzione. Completamente sballata la conclusione, il portiere non è dovuto intervenire. Marin. Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. 3 punti d'oro, Pierre.